inizia fra poco la Santa Messa ad Anta di Cadore. Oggi una grande cerimonia con i giovani, e in più 50 anni di matrimonio di Rino con la sua dolce moglie. A tutti buon ascolto. Volevo domandare scusa al Signore, perdono il Signore dicendo confesso a Dio di potere. Tanti motivi per cui siamo venuti in questa chiesa, tante richieste al Signore che possiamo fare dal profondo del nostro cuore. Allora vi chiedo di mettervi tutti in ginocchio, di esprimere in silenzio la preghiera che viene dal nostro cuore. Vogliamo esprimere, raccogliere tutte queste nostre preghiere, farle nostre,
celebrare gli sposi che celebrano il 50° del loro matrimonio. Preghiamo, o Dio nostro Padre, guarda con bontà questi coniugi, Rinaldo e Frida, che circondati dai loro figli ricordano con gratitudine il giorno in cui hai benedetto le primizie del loro amore. E da loro, dopo 50 anni di vita trascorsi insieme, un'esperienza sempre più ricca e feconda del tuo amore per Cristo nostro Signore. Possiamo sedere e ascoltare la parola di Dio. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dall'inizio fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò essi vivo dopo la sua passione con molte prove. Durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che era con lui gli domandarono: Signore, questo è il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non aspettavo a conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me, e sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Dopo questo, mentre lo guardavano, fu eletto in alto, e una nube lo sottrasse ai suoi occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti, si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Assente il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandovi vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia, secondo
buona misura del dono di Cristo. Per questo è detto, assiso in alto, ho portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso anche ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Sarà battezzato, sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno il panno serpenti, se verranno qualche veleno, non metterà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu levato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono, predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Loro prima di tutto sono contenti per questa cosa qua.
E sono qui in chiesa per ringraziare Dio di questi 50 anni di vita insieme, che non è una cosa da poco, è una cosa straordinaria. Voi pensate alla vostra vita, che è passato 8 anni, 10 anni, di dite che vita lunga, no? Quanti anni? No. E pensate loro hanno passato, non loro, non è che hanno 50 anni, hanno più di 50 anni, però loro hanno passato insieme 50 anni e sono qui per ringraziare il Signore. Ma quando loro si sono sposati, il Signore non solo ha benedetto loro che sono sposi, come benedice tutti gli sposi, come benedice tutti i fidanzati, tutte le coppie. Dio benedice tutti. Però quelli che si sposano in chiesa, Dio chiede un'altra cosa. Voglio, dice Dio, che voi, per tutta la vostra vita, raccontiate al mondo con la vostra persona quanto io voglio bene a tutte le persone, a tutti gli uomini. E loro l'hanno fatto non per un anno, non per due anni, ma per 50 anni. Hanno fatto questo compito che gli ha dato Dio. E quindi non solo loro ringraziano Dio, ma è anche Dio che ringrazia loro per quello che loro hanno fatto. E questo deve riempire d'orgoglio loro e deve far felici anche tutti noi. Perché questa è una cosa bellissima e importante. E noi durante questa Santa Messa ci uniamo alle loro preghiere, preghiamo per loro, perché dopo possiamo incontrarci in questa chiesa, magari fra 10 anni e avanti anche altri momenti. E questo è il nostro primo momento. E secondo me è il momento più importante di tutti. Perché è una cosa bellissima, credetemi. Allora grazie carissimi sposi per tutto questo, quello che voi avete fatto, e sicuramente il Signore riempirà i vostri giorni di ogni benedizione. Sarà riconoscente il Signore, Dio è riconoscente per quello che noi facciamo. Le altre cose che noi dobbiamo fare oggi, i motivi per cui non siamo qui, allora sono la consegna di alcune cose. Alcuni di voi stanno facendo il loro cammino di catechismo, va bene? Che in questo ultimo anno è stato un po' particolare, i catechisti non hanno potuto stare accanto, però nonostante questo si può camminare ancora, va bene? In questo cammino di catechismo. E allora ho pensato a due celebrazioni, a due consegne. Una a quelli un po' più grandi di voi, quelli che fanno le medie, è la consegna della Bibbia. Voi sapete cos'è la Bibbia? Io ho già detto già una volta che è un libro che contiene tanti libri, un libro che però non deve essere messo su sullo scaffale, che la possibilità di polvere, non viene mai usato, ma deve essere consumato, perché grazie alla Bibbia noi conosciamo il nostro Dio. E allora pian piano, nel corso di questi anni, e anche quando andranno avanti, ancora i vostri amici vanno entrando grandi, quando diventeranno anche i loro sposi, le spose, quando avranno figli, eccetera, dovranno farsi accompagnare da questo libro, aprirlo, leggerlo, cercare di capire che cosa Dio ci vuole dire. Solo attraverso questo libro noi possiamo conoscere Dio, ma soprattutto possiamo conoscere la felicità, possiamo essere felici, ci può aiutare nei momenti difficili. Questo libro, non altra cosa. Ed è una cosa fondamentale che riguarda voi, ma che lo dico anche a tutte le persone. Tutte le persone devono avere questo libro, devono consumarlo. E non dire che è troppo difficile lavorare. No, invece noi abbiamo bisogno di sentire un'altra parola che ci dice. Pensate, ci sono persone, che spendono tanti di quei soldi, ma tanti di quei soldi, per andare a sentire quello che dicono determinate persone. Io vi dico il segreto della felicità.
io vi dico come aver successo nella vostra vita, però devi pagare, tu dici, paghiamo. Invece la Bibbia contiene, e dopo si danno tutte queste persone qua, dicono cose un po' banali che possono soprattutto, invece questo libro qua, che è fondamentale, il testo più importante per noi, contiene dentro tutte queste cose ed è gratis e soprattutto è efficace. La seconda cosa, è questa scatola che do a quelli un po' più piccoli di voi, quelli che sono la prima e la seconda elementare. È una scatola che vorrei che vi accompagnasse in tutti questi anni. Adesso che quando anche voi diventate papà e mamme, sposi e spose, nonni e nonne, cioè per tutta la vostra vita. In questa scatola sono contenuti alcuni strumenti, alcune cose che servono. E servono per cosa? Per diventare sempre più cristiani, per la vostra vita. Allora, e per diventare cristiani, una cosa fondamentale è quello è pregare ogni giorno. Però pregare non è che si va in un posto qualsiasi, si deve scegliere, come anche quando voi studiate, quando voi giocate, non è che andate dove capita, vedete determinati posti, ok? Allora, nel posto dove voi pregherete ogni giorno, porterete questa scatolina e ci sarà una tovaglietta, va bene? Che si mette sul tavolo. E su questa tovaglietta ci sarà, potete mettere una candelina e accenderla. Come facciamo noi, quindi vedete, qua c'è una tovaglia e c'è anche, sono tre candele, quattro candele di più, a voi ne basterà una. E dopo ci sarà un'immagine di Gesù che voi potete mettere qui. Questa immagine del cuore, del Sacro Cuore di Gesù. Perché il Sacro Cuore? Sono tante immagini di Gesù. Perché è l'immagine di un Gesù che ci vuole bene, che ha cuore per noi. Va bene? In modo che voi possiate vedere. E dopo c'è un libro di preghiere, perché le preghiere devono essere lette, perché magari voi non lo conoscete. E qui ci sono le preghiere, quelle che magari già conoscete e quelle che si possono imparare. Preghiere fondamentali alla mattina, il Teodoro alla sera, ma dopo la preghiera dell'Angelus, il saluto dell'Angelo, quando suonano le campane alle 7 di mattina, se siete svegli, a mezzogiorno, no, troppo questo, però, a mezzogiorno, e alle 8 di sera suonano le campane per ricordarci che dobbiamo dire questa preghiera, e voi la trovate qui questa preghiera. E poi dopo il rosario, come è scritto qua, ma dopo anche delle preghiere per i vostri genitori, per mamma e papà, per i nonni, prima e dopo i pasti, per i vostri amici, insomma. È un libretto che, come ho detto, per la Bibbia deve essere consumato, usato. E dopo ho messo dentro il rosario, che è la preghiera più importante, una delle preghiere più importanti. Alcuni di voi vengono già a rosario ogni giorno durante questo mese di maggio, ed è bellissimo, bravissimi loro, però questo rosario vi può veramente accompagnare. Alcuni di voi hanno detto, assomiglia a una collana, però sì, certo, assomiglia a una collana che non deve essere portata, deve essere usata. Io vi dico un po' un segreto. Io ho tanti rosari, se voi venite giù in canonica, perché tanti mi hanno regalati, alcuni rosari di ferro, altri rosari di legno, di olivo, altri rosari d'oro, altri rosari di argento, alcuni di pietra, tantissimi rosari. Però tra tutti i rosari sono legati soprattutto a uno, è di una signora anziana che ormai è morta, non era qui nel nostro paese, era di un altro paese,
che si chiamava Agnese. E questa signora mi ha dato questo rosario, era un rosario consumato, di plastica, più semplice, consumato. Mancano anche alcuni grani di rosario, infatti devo stare attento a vedere magari 9, Ave Maria 8, Ave Maria. Però è una cosa che mi piace tantissimo, perché quel rosario là è stato consumato. Quante volte ha pregato questa persona proprio su quel rosario? Io resto su quello perché è una cosa bella, insomma, che mi dice anche te devi pregare. Allora io lascio proprio a voi, bambini, tutto questa scatola che potete usare e potete consumare. Dopo sopra potrete scrivere il vostro nome, scrivere qualche frase importante, se avete le nonne che sanno ricamare, potete anche ricamare questa tovaglia, è una cosa importante. Allora adesso diamo la benedizione a tutte queste cose qua, va bene? E dopo ve le dico. Allora, ecco qua. Allora, per portare il secchiello. La prima benedizione la diamo alle Bibbie. C'è stato il Dio. O Dio che chiami gli uomini dalle tenebre, la tua mirabile luce, accogli il nostro inno di benedizione e di lode. Tu non ci lasci mai mancare il nutrimento dolce e forte della tua parola e convocandoci in quest'aula ecclesiale continui a ricordare le meraviglie da te annunciate e compiute. Risuoni dunque, o Padre, i nostri orecchi la voce del tuo Figlio risorto, perché corrispondendo all'azione interiore dello Spirito possiamo essere non solo ascoltatori, ma operatori fervidi e coerenti della tua parola. Da queste Bibbie i tuoi messaggeri ci indichino il sentiero della vita, perché camminando sulle orme di Cristo possiamo giungere alla gloria eterna. Per Cristo nostro Signore. Allora, ci mettiamo. Grazie che fanno. Allora adesso diamo anche la benedizione agli strumenti. Benedetto sii tu, Padre, origine e fonte di ogni benedizione che ti compiace la crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci la tua benevolenza e fa che portando questi segni di fede e di devozione ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo e di vivere nei secoli dei secoli. Adesso la benedizione, potete mettere lì, ecco. Adesso diamo la benedizione ai nostri sposi, ricorrendo al 50° anniversario del giorno in cui mediante il sacramento del matrimonio, giungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile,
siete venuti nella casa del Signore per rinnovare l'impegno solennemente sanciti davanti all'altare. Per chi la divina grazie vi confermi nel santo proposito, noi vi benediciamo. Accresci, o Signore, e santifica, o Padre, la comunione di amore in questi sposi, Rinaldo e Frida, ricordando davanti a te il giorno santo in cui si scambiarono l'anello in segno di fedeltà, fa che sperimentino sempre più la grazia del sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. Voglio fare un piccolo pensiero ai nostri sposi. Vi ho detto che la Bibbia è la cosa più importante che noi abbiamo. Allora, voi ho dato una Bibbia da battaglia, quella che ho lavorato sopra. Diciamo che sono le Bibbie più importanti, più belle per le cerimonie. Allora, regalo a questi sposi il segno proprio di ringraziamento per quanto loro hanno fatto, insomma, per la nostra comunità, per noi, insomma, soprattutto per quello che hanno fatto per Dio, insomma, questa Bibbia, che è la parola che Dio rivolge anche a loro. E terminiamo a questo momento con un applauso per gli sposi. Possiamo dire fare canto per tutto.
Santo Signore, il sacrificio che ti offriamo, la mirabile risurrezione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Che il Signore sia con voi, con in alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Che è veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo tra il coro festoso degli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, non si è separato dalla nostra condizione umana, ma ci ha preceduti nella dimora eterna, per darci la serena fiducia che dove Lui, capo e primogenito, saremo anche noi Sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e la risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Renato e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei tuoi figli, Rinaldo e Frida, che in Cristo hanno costituito 50 anni fa una nuova famiglia, piccola chiesa e sacramento del tuo amore. Perché la grazia di quel giorno si estenda a tutta la loro vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Don Alberto, Don Maurizio, Caterina, Mario e i nonni defunti di Daniela.
abbia misericordia, donaci la prima parte della vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli, San Giuseppe, i Santi Rocco e Sebastiano, Santa Rita, Santa Lucia e tutti i Santi, in ogni tempo che furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, che anteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Viviamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non ci lasciare cadere nella tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, secondo il nostro turbamento. Nell'attesa che si compie la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, vedete due apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Non possiamo scambiarci, Signore, di pace. In Chiesa, però, possiamo fare a casa, possiamo diffondere la pace nelle nostre realtà. Quindi scambiatevi a casa un segno di pace. Thank you.
per questa settimana ricordo l'iniziativa del Monastero Invisibile, questa iniziativa che invita a pregare, a dare la disponibilità di un'ora di preghiera per le vocazioni. Abbiamo veramente bisogno di pregare per le vocazioni, che il Signore mandi altri sacerdoti per le nostre comunità. Quindi vi invito a dare proprio la vostra disponibilità. Sabato prossimo la festa di Santa Rita, la santa a cui tanti di noi sono devoti, una santa molto importante. Ecco che sabato faremo la benedizione anche delle rose, che da qualcuno potrà portare a casa come segno di benedizione e di protezione. Allora invito tutti, quello proprio di soprattutto i nostri ragazzi, di usare questi strumenti, usare la Bibbia, ma soprattutto venire alla Santa Messa. Mi hanno detto, ma durante la Santa Messa, cioè, durante l'estate bisogna andare ancora a Messa? E poi sì, bisogna andare in ferie, insomma. Si va in ferie dalla scuola, si va in ferie da altre cose, però ecco che la Santa Messa è come quasi il mangiare, anzi come ancora più importante del mangiare. Noi dobbiamo andare, se non andiamo ci manca, se però prende qualcosa, e non è che andiamo in ferie da mangiare, assolutamente. Bene, allora ci alziamo in piedi per la presentazione finale. Ah, dimenticavo due cose, che se volete per Santa Rita c'è una novena a metà chiesa, un libretto con la preghiera della novena, e che domenica prossima la Santa Messa sarà alle 9 e non alle 9:30, perché devo fare la prima comunione a San Nicolò alle 10:30, quindi ho bisogno di un po' di più di tempo, mentre la prima comunione dei nostri ragazzi sarà il 30 di maggio, quindi prepariamoci. Il Signore sia con voi. Benedica di onnipotente del Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E buona domenica a tutti. Thank you.